box del paddock, seconda fila per il numero 12 Matteo Zamporlini e numero 7 Alessandro Abissolo, fila Tony Kart, i team sono diversi, terza fila un altro first, Andrea Bagnato con il numero 10 e Gastone Sampieri, altro debutto nella Kart Grand Prix Darren Drive con il numero 19. 25 giri, la distanza dalla finale, il semaforo è rosso, via, scatta la finale Darren Drive, contatto al via, Vincenzo Laino coinvolto in questo contatto, riparte tardatissimo, c'è anche il numero 71, un altro è di Praga ed è quello di Mattia Livraghi, Livraghino coinvolto al via, ancora bandiera gialla, fermo, un Tony, la colorazione è quella della Baby Race, mentre davanti Grisone dato comando, Baby Race quindi il numero 36 out, 35 Andrea Comandini fuori alla prima curva, quindi subito spettacolare, Livraghino eliminato, Laino rincorre in ultima posizione, si sta fermando Livraghino, Parolini è secondo nel duello con Zamporlini, siamo alla chiusura del primo giro, tornante della casetta e c'è Grison, ma ha incollato la sua scia, sniffa il suo scarico, Giulia Parolini, poi i Doni di Bissolo quarto e Matteo Zamporlini terzo, è fermo intanto, teniamo la conferma che sia proprio lui, numero 35, sì, Comandini, e Andrea Comandini out per un contatto al primo giro, è rimasto indietro con il numero 135, Emiliano Petrossi, Comandini non c'è, si ritirano anche Laino e Livraghino, contatto al via per i numeri 71 e 74, e invece episodio diverso per Comandini. Siamo alla chiusura del secondo passaggio, Grison vola, intanto Bissolo, vediamo a caschi, Bissolo è sceso in quinta posizione, chiudiamo il primo giro, Grison, Parolini, quarto è Sampieri, Giliberti, hanno scavalcato Bissolo all'inizio del secondo passaggio, mentre c'è intanto Pollastri, grandissimo Pollastri, sono scavalcato che è bagnato, ed è nodo, pronto ad attaccare il cecchio, Kuba Kadelchak, the Czech driver, Kuba Kadelchak is running the place, number 7, and now is ready to win fight with the number 8. Italians, 97 Pollastri, Antan Bagnato, Bissolo davanti a loro, alto all'altro il parco chiuso, vediamo che Bissolo è andato all'attacco di Giliberti, non ci sta Bissolo, Giliberti è stato più lento questo giro, al suo interno, Kadelchak, Kuba Kadelchak, overtakes Bissolo, and is running behind number 875, Giliberti, sta girando le spalle di Giliberti, il cecchio, Kuba Kadelchak, terzo passaggio, Grisone a comando, ma Parolini non lo molla, anzi, Giulio Parolini si è avvicinato, pensate, 153 millesimi di stacco, all'inizio di questo quarto passaggio, e c'è Grisone, autore del giro veloce, che viene comunque avvicinato da Giulio Parolini, terzo, occhio al Tony, numero 12 di Matteo Zamporlini, Sampieri ha capito che area tira, ha scavalcato subito Giliberti che è quinto, sesto numero 7, altro Tony per Bissolo, settimo in 97 Ricky Pollastri, Villa Santa Racing Kart, quindi ha scavalcato Kuba Kadelchak, Pollastri che è partito un po' indietro, tornante del pilone, il tornante del opposto alla linea di partenza arrivo, via verso il tornante della casetta, Pollastri ora deve impegnarsi per recuperare sul numero 7 Alessandro, anzi sul numero 7 Alessandro Bissolo, ricordiamo Pollastri debuttante della Kart Grand Prix insieme a Livraghino out e fuori Livraghino insieme a Vincenzo Laino per un contatto al via, intanto vediamo che Kuba Kadelchak ha perso, ha sbagliato il tornante 2, Kadelchak è stato scavalcato oltre che da Pollastri, da Gianni Zani, da 10 Bagnato, da 22 Alessandro Salvarani, altro debuttante Jan Rodriguez, il guatemalteco in gara con il numero 45, Grisone sempre a comando, Parolini era staccato di 159 millesimi, ora sono sicuramente di meno, mentre Bissolo testa coda di Pollastri, no, testa coda di Pollastri all'ingresso del tornante opposto alla linea di partenza arrivo, il tornante del semaforo, peccato, Pollastri riparte ultimissimo, no, perché c'è anche un errore al tornante della casetta, ed è Kuba Kadelchak, spin, the hairpin of the casetta, hairpin, Kadelchak riparte praticamente ultimo, infatti lo stanno sfilando tutti, what a pity for the Czech, Kuba Kadelchak. Torniamo davanti, l'attacco intanto per la settima ottava posizione, noi seguiamo sempre l'azione di Parolini. Ciao Parolini, ma l'attacco l'intendo, scavalca Grison, il defender di questo campionato al tornante del semaforo, ora il tornante della casetta, il first bianco giallo blu del Quilce Racing Team è al comando con Giulio Parolini, Grison in seconda posizione, terzo troviamo Gastone Matteo Zamporlini con il Tony,
Bianco Verde 4, Gastone Sampieri con l'RK, Robert Kubica, poi ancora Ton 2, una coppa di Tony Kart, il numero 87 di Fabio Giulivetti e il 7 di Alessandro Bissolo. Questo è il sono i primi 6 che sono al comando della gara. Gianni Zani tranquillamente settimo da solo, bagnato intanto, è in lotta durissima con Ianna Rodriguez per l'ottava posizione, Edo Barbolini alle loro spalle, Salvarani, ottima la gara di Ricky Scotti con il numero 81 e in dodicesima posizione anche lui utilizza un first di colorazione bianco, giallo e blu. Ruga sedicesimo, Ricky Pollastri è già diciottesimo, Cuba Kadelchak ha scavalcato il 114, Marco Taddei, parlo di raccomando, San Pieri intanto all'inizio del giro numero 8, Gastone San Pieri scavalca Matteo Zamporlini e si porta così in terza posizione. Per questa finale, siamo solo nel corso dell'ottavo passaggio, pensate sono ben 25 giri, quindi una finale tirata, durissima, Pollastri aveva modo ancora di recuperare, Ricky è già 17esimo, la gara è lunga, c'è anche la fatica fisica, oltre a quella tecnica, il giovane Ricky, il giovane Villa Santese sicuramente avrà dalla sua la forza fisica per arrivare al termine della gara, comunque massacrante perché è calda in una domenica di primavera, caldissima, Parolini sempre a comando, aumenta il suo vantaggio, Giulio Parolini lo porta a 369 millesimi di vantaggio, nei confronti di Leonardo Grisonda, e quando Parolini fa una gara così è veramente pericoloso, se parte e va in vantaggio ha una forza nel continuare a martellare a comando, non è uno che si placa, Grisonda sicuramente è un altro fortissimo cavallo di razza e quindi è una sfida al vertice davvero che non ci aspettavamo di vedere, ma sarà durissima. Intanto là dietro ci sono Bissolo, i due Toni, il 12 di Bissolo, scusate, il 12 di Zamporini e il 7 di Bussolo, che sono in lotta per la quinta e sesta posizione. Chiudiamo il nono passaggio, aggiorniamo il distacco tra Parolini e Crison, 339 millesimi di distacco. Intanto teniamo d'occhio il giro veloce della gara, quando siamo al nono passaggio. Eccolo, Gastone Sampieri. Have a look, focalizziamoci sul bianco, arancio, grigio, sono i colori del marchio RK, Robert Kubica, Gastone Sampieri con 42.891 ha fatto segnare il giro veloce della gara, quindi si sta avvicinando a Leonardo Grison che è secondo, ma anche Fabio Giliberti è lì, pronto ad approfittare di qualsiasi valore dei suoi avversari, quinto 12 Zamporlini, sesto numero 7 Bissolo, poi 77 Gianni Zani, il 22 Salvarani, il 94 Barbolini, l'81 Ricky Scotti che è entrato nella top 10, rimane nella top 10 ai danni del guatemalteco Ian Rodriguez, undicesimo con il numero 45. Poi dietro loro il numero 108 Alberto Intersimone, pilota OK One, l'altro brand della industria cechia, la Praga, che comunque produce i suoi kart in provincia di Verona. Quindi in Italia Intersimone 12esimo, 13esimo, 14esimo i Luca e Marco Pili, 18 numero di Luca, 4 numero di Marco, Francesco Ruga 15esimo, Ricky Pollastri 16esimo, alle spalle quindi il suo compagno di squadra, mentre Bissolo con il numero 7 ha scavalcato un'altra volta Matteo Zamporlini e si è portato in quinta posizione assoluta, là dietro vediamo all'attacco il Praga numero 71 di Mattia Livraghi, quindi Livraghi è rimasto regolarmente, è rientrato in gara, infatti però a due giri di tempo dai suoi avversari, anche Andrea Bagnato si è ritirato, out Andrea Bagnato con il first numero 10, quindi è scivolato lentamente in 23esima posizione, peccato davvero non vediamo però il kart, il first di Bagnato fermo lungo tracciato, evidentemente ha scelto la via dei box. Siamo nel 12esimo passaggio, quindi pronti a chiudere il giro di boa con un Gastone Sampieri che si è avvicinato nettamente, ha serrato i ranghi il giovane romagnolo, 816 millesimi di distacco da Parolini, dal leader, quindi meno di 4 decimi erano al giro precedente. Sampieri è pronto ad andare all'attacco in questa kart Grand Prix che grazie alla classifica assoluta si sta davvero rilanciando in pieno nella prima gara stagionale, 306 millesimi di distacco dei due di testa, Parolini e Grisoni, intanto cambia il giro veloce della gara con 42.637 Bissolo che è quinto, ha scavalcato Zamporlini, vuole lanciarsi il seguimento di Giliberti e proposto così come migliore dei telai di Preval in gara in questo momento, infatti il migliore dei toni è quello di Fabio Giliberti in quarta posizione, ma con un Bissolo così chissà come può andare a finire. In gara intanto sono rimasti anche Alessandro Marco Taddei con numero 114 e 21esimo, Livraghino è rientrato in gara,
Sampieri si prepara ad attaccare Grison per la seconda posizione, ricordiamo 59 il numero di gara dell'area Cubizza, dell'area K di Sampieri, 56 il leone dorato rampante di Leonardo Grison. Bissolo e Giliberti si stanno avvicinando alla coppia di testa, mentre Ricky Pollastri, andiamo a vedere la sua posizione, ancora sedicesimo alle spalle del compagno di squadra Francesco Ruga. Peccato perché Ricky aveva rimontato molto bene. Eccolo là, sandwich, proprio c'è, non c'è Ruga, ma è alle prese con Emiliano Petrossi e Kuba Kandelchak. Problemi quindi tecnici per Ricky Pollastri, che sta andando un po' indietro, non ci voleva il testa coda all'ingresso del tornante del 6. Intanto Sampieri, Grison, colpo basso alla chiusura del 14esimo passaggio, Grison è stato scavalcato dal 59 Sampieri e dall'87 Fabio Giliberti, recupera subito il rosso driver veneto nei confronti di Giliberti, ma Sampieri se ne va. Gastone Sampieri ha trovato l'attimo fuggente, è secondo, ha infilato senza pietà il leone rampante di Grison, si porta a seconda posizione. Grison quindi è terzo, quarto Giliberti e c'è sempre Alessandro Bissolo che si sta avvicinando. Bissolo è un'eccezione della sua squadra, lo ricordiamo. E infatti l'equipe veronese, anzi per la precisione di Valpolicetta, la Rotalmet Rope MTS, ha solo Bissolo in una categoria che non è la shifter, addirittura con un telaio diverso dal Praga. Ma queste sono le storie del mondo Easy Kart e del mondo Kart Grand Prix. Bissolo intanto ha raggiunto Giliberti, Giliberti che sta guidando alle spalle di Grison, sniffa lo scarico del motore Moro BMW del raffreddato a liquido Moro 125. Siamo tornati nel parco chiuso, se ne va e Sampieri sta provando l'azione immenso, huge Sampieri si sta avvicinando a Giulio Parolini, mentre Grison è stato attaccato al tornante del 6 proprio da Giliberti. Ora è Bissolo, Bissolo che va all'attacco all'interno, prego mi faccia passare, ormai lei per quest'anno, per questa gara ha qualcosa in meno di noi, sembra dire Bissolo nei confronti di Grison. Ricordiamo che Leonardo Grison è il defender perché ha vinto la classifica 2013, la Under. Grison era partito, come è la sua indole, è partito all'attacco da leader, ma oggi davvero alla distanza sembra pagare qualcosa. Cercheremo di capire cos'è, ma lo scopriremo solo questa sera. Intanto Parolini a comando, ma Gastone Sampieri si avvicina, 343 millesimi il distacco di Sampieri con il suo RK dal first di Giulio Parolini. Bissolo intanto è terzo, perché non vedo Giliberti. Giliberti non è fermo il tracciato, andiamo a vedere nel suo prossimo passaggio. Giliberti alle spalle di Grison, no, non c'è Giliberti. Fabio Giliberti non è transitato, ma non lo vedo fermo. Passa Ricky Scotti, tallonato da Edo Barbolini. Evidentemente ha preso, lo vede in box, oppure deve ancora transitare Fabio Giliberti. Ci aiutiamo con la grafica dell'MGM Timing. No, Fabio Giliberti non è in gara. Non è in gara, ma evidentemente sarà nascosto dalle protezioni, oppure ha deciso davvero per un guasto tecnico di prendere la via dei box. Passa il 114 e Marco Taddei, Fabio Giliberti out nel corso del 17esimo passaggio. Quindi questa è davvero una perdita, per quella che è la prima finale di questa stagione 2014. Sampieri intanto perde qualcosa, Parolini ha capito che Gastone Sampieri sta avvicinando, mentre continua la lotta tra il numero 81 Ricky Scott e il 94 Edo Barbolini per l'ottava posizione assoluta. Guardate la spettacolarità del tornante del 6 con la posteriore sinistra che si alza quasi per tutti, vediamo proprio Giulio Parolini. Giulio è uno di quelli che riesce a tenere giù la posteriore sinistra, Sampieri invece si alza, è questione anche di peso fisico, ma Parolini sicuramente ha solo qualche chilo in più rispetto a Sampieri, anche questione di guida, alza la posteriore sinistra anche il 22 Alessandro Salvarani. Evidentemente sono degli staccatori che cercano il punto di corda e quindi intraversano in pieno il cut. Alessandro Bissola in questo momento è sul podio, vediamo un po' la classifica, Atelai, first, RK, Tony, Praga, Tony e Bienel, questo a occhio è il panorama delle prime posizioni, con un Gianni Zani che sta recuperando la quinta posizione di Matteo Zamporlini. Davvero un Gianni Zani che dopo una qualifica un po' tormentata sta invece uscendo brillantemente alla distanza. E 25 giri sono sicuramente una bella distanza, anche se noi stiamo per chiudere il giro numero 20 con un altro ritiro.
questa volta lo vediamo, non è andata come per Giliberti ed è il numero 114, Marco Taddei, che non riesce a chiudere il 20° passaggio, ritirato anche prima di Giliberti, numero il guatemalteco Yanna Rodriguez con il numero 45. Ci avviamo verso questo ultimo quinto di gara con un si vede che addirittura è stata buona la scelta di Livraghino di rientrare in pista dopo aver sistemato il carter, perché sta recuperando un sacco di posizioni per via dei ritiri. E quest'anno è molto importante perché il punteggio è cambiato, oltre al punteggio di classifica secondo il regolamento internazionale CICFIA, c'è anche il punteggio di merito. In base a quanti sono gli iscritti si prende un bonus aggiuntivo che è pari al totale del numero di iscritti. Intanto torniamo su Ricky Pollastri mentre chiudiamo il giro numero 21, il numero 97 della Villa Santa Racing Kart. Pollastri già 13°, sempre alle spalle del compagno di squadra Francesco Ruga, passa Inter Simone 10°, vediamo Pollastri che ha raggiunto Ruga e c'è doppiato invece Marco Taddei con il numero 114, no, non è Taddei, Kuba Kadlczak, the Czech is 14, e Emiliano Petrossi che è 11° col numero 135. Ritorniamo sulle posizioni di testa, il distacco tra il leader Parolini e il suo inseguitore Sampieri, che stanno chiudendo in questo momento il 22° passaggio, è di 882 millesimi. Intanto c'è Matteo Zamporlini che prova ad avvicinare Leonardo Grisonda per la quarta posizione. E Sampieri è stato raggiunto invece da Alessandro Bissolo. Bissolo ha impostato una gara sbilanciata sulla seconda parte, molto più veloce dei suoi avversari nella seconda parte di gara. Infatti Bissolo ha raggiunto l'RK, il marchio sempre della casa di Lissone, guidato da Gastone Sampieri. Bissolo ha resettato il distacco ed ora è lui a sniffare lo scarico del BMW del giovane Romagnolo, che è in gara col numero 59. Chiudiamo il 23° passaggio, quindi ormai una finale che sta per andare in archivio. Parolini al comando, il first numero 9, secondo Sampieri. Bissolo sicuramente andrà all'attacco a 1,7 km circa per riuscire a fare un'operazione del genere. Usciamo dal tornante del 3, poi la sinistra-destra, una S che stira, si stira verso il tornante del parco chiuso. Bissolo, attacco all'interno e passa Alessandro Bissolo, tira la proverbiata la proverbiale staccata da manuale e va a scavalcare Gastone Sampieri tornando in seconda posizione. Bissolo secondo, Parolini leader, intanto là dietro Grisonda sta arginando gli attacchi di Zampolini ed ora anche del numero 77 Gianni Zani. Zampolini che aveva già scavalcato Grisonda. Intanto in quest'ultimo giro accompagniamo Giulio Parolini che ha oltre un secondo di vantaggio nei confronti del Tony numero 7 di Alessandro Bissolo. Parolini, Bissolo, Sampieri, questi sono i primi tre. Intanto quarto Grisonda, Gianni Zani ha scavalcato Matteo Zamporlini, ma Zamporlini sicuramente non ci sta. Dietro Zamporlini abbiamo il numero 22, Alessandro Salvarani settimo, poi Ricky Scotti, mentre Livraghino con la sua mossa è riuscito a stare in 18esima posizione assoluta in quella che è la gara da debutto. Cartello dell'ultimo giro per il numero 90, Alessandro Centi, 17esimo, bondi lo scacchi per il successo, il trionfo di Giulio Parolini, secondo Alessandro Bissolo, terzo Gastone Sampieri, quarto il defender Leonardo Grisonda, quinto Gianni Zani, sesto Matteo Zamporlini, settimo Salvarani, ottavo Ricky Scotti, passa ora Livraghino, 18esimo, staccato di un giro, nono il 18 Luca Pili, poi Alberto Intersimone, decimo, 11esimo Emiliano Petrossi, 12 the Czech Kuba Kadlczak, Francesco Ruga, 13esimo Marco Pili, 14esimo e Ricky Pollastri è uscito un'altra volta. Infatti vediamo che Marzio Cavini è 15esimo, Pollastri non c'è in questa difficile gara del debutto, c'è invece Alessandro Centi, 16esimo, e va al successo in una stagione che inizia sicuramente bene per lui, Giulio Parolini! Una gara molto difficile dove il defender si è trovato con un nuovo mezzo e quindi sarà sicuramente vita dura per tutti, e con il 100% sui trofei ragazzi!